Cominciamo adesso lo studio delle immagini formate dalle lenti convergenti. Questa lente convergente sappiamo che ha due fuochi che per noi saranno sempre in posizioni simmetriche rispetto al centro della lente. Inoltre chiamiamo C1 e C2 i punti che si trovano a distanza doppia rispetto ai fuochi, distanza doppia dal centro della lente. Non è corretto chiamarli centri C1 e C2. Era corretto nel caso degli specchi concavi perché effettivamente lo specchio concavo si può vedere come uno specchio sferico e quello era il centro dello specchio sferico. Qui sarebbe improprio chiamarli centri perché la lente non ha i centri, però per semplicità potremmo chiamarli centri lo stesso. Nel primo caso la sorgente luminosa AB è posta oltre C1. Allora vedremo che l'immagine, la sua immagine si forma ovviamente dall'altra parte rispetto alla lente, perché la lente è di vetro, trasparente, si lascia attraversare dai raggi di luce, quindi l'immagine si forma dall'altra parte, capovolta e rimpicciolita, e si forma tra il fuoco e C2. Per dimostrarlo utilizziamo tre raggi. Con le lenti infatti si possono utilizzare non quattro, ma al massimo tre raggi. Il primo di solito è quello che esce da B e procede parallelamente all'asse ottico. Quando arriva sul piano della lente, che è questo, viene deviato e passa per il secondo fuoco. È infatti uno di questi raggi qua, per esempio questo arriva dall'infinito parallelamente all'asse ottico, passa attraverso il piano della lente, viene deviato e passa per il secondo fuoco. Il secondo raggio che utilizziamo è questo verde che, come tutti gli altri raggi, esce da B, la sorgente luminosa, e passa per il primo fuoco. Arriva sul piano della lente e procede orizzontalmente parallelo all'asse ottico. Questo raggio verde è uno di questi raggi che esce dal fuoco, dal primo fuoco, incide sulla lente, la attraversa e procede orizzontalmente. Cioè questo raggio verde è come se uscisse dal primo fuoco, in realtà proviene da B, però è come se uscisse dal primo fuoco e poi procede orizzontalmente. Il terzo raggio è questo giallo che, come detto in un video precedente, passa precisamente per il centro della lente e è l'unico raggio che non subisce deviazioni. Procede indisturbato e va a incontrarsi con gli altri due raggi in un unico punto B'. Quindi lì si forma l'immagine della sorgente luminosa. Si vede che è un'immagine capovolta e rimpicciolita. E più noi allontaniamo la sorgente luminosa AB, la allontaniamo dalla lente, quindi la tiriamo ancora più a sinistra, e più questa immagine capovolta si forma sempre più vicina alla lente. Quindi allontanando la sorgente dalla lente, l'immagine si avvicina e diventa più piccola. Quando la sorgente in particolare va all'infinito a sinistra, l'immagine si avvicina sempre di più fino ad arrivare al secondo fuoco e le sue dimensioni sono nulle, cioè l'immagine diventa sempre più piccola, sempre più bassa, finché arrivando nel secondo fuoco le sue dimensioni si azzerano. Se invece la sorgente la riavviciniamo alla lente fino a portarla nel punto C1, allora l'immagine si allontana fino a portarsi in C2. Quindi l'immagine fa il contrario di quello che fa la sorgente. Anche nel caso dello specchio concavo accadeva la stessa cosa. Fa il contrario nel senso che se avviciniamo la sorgente alla lente, l'immagine si allontana. Se allontaniamo la sorgente, l'immagine si avvicina.